Era al volante sotto l'effetto dell'alcol, questo l'elemento che ha indotto la Procura della Repubblica di Lago Negro a disporre gli arresti domiciliari nei confronti della trentenne di Sala Consilina che domenica notte era al volante della Renault Espace, uscita fuori strada mentre percorreva la provinciale 11 tra Silla di Sassano e Pantano di Teggiano. Per il momento la giovane donna è iscritta nel registro degli indagati per omicidio stradale. Nell'incidente ha perso la vita la sua amica svizzera di 33 anni. La donna salese, dopo le prime cure presso l'ospedale di Polla, è stata dimessa e trasferita presso la sua abitazione, dove dovrà rimanere rinchiusa fino a quando non sarà revocata la misura cautelare. Il corpo della vittima è sotto sequestro presso la sala mortuaria del presidio ospedaliero pollese, in attesa di nuove disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria. Ci sono indagini in corso per risalire all'esatta dinamica dell'incidente. I soccorritori, quando sono giunti sul posto, hanno trovato l'auto ribaltata fuori dalla carreggiata e il corpo della vittima molto distante dalla Renault. La trentenne, che era alla guida, ha riportato lievi ferite guaribili in pochi giorni ed è risultata positiva all'alcol test. La giovane salese, ora indagata per omicidio stradale, era tornata dalla Svizzera dove lavora per trascorrere le vacanze di Natale insieme alla famiglia e alla sua amica elvetica.